Allora, vedo qui Lucia Borgalzone, che è la nostra coordinatrice regionale delle donne democratiche, che ha chiesto la parola, per cui gliela lascio ben volentieri. Sì, rompo il ghiaccio veramente per dire due cose. Innanzitutto ringraziare la conferenza provinciale delle donne democratiche per aver organizzato questo ciclo di seminari che è veramente molto interessante. Abbiamo iniziato la volta scorsa con gli stereotipi di immagine della donna, siamo arrivati oggi a questo appuntamento e ringrazio la conferenza perché tocca dei temi effettivamente molto sentiti. Forlì, così come anche la provincia, ha la fortuna di non essere in campagna elettorale, ma io come invece coordinatrice regionale sono in piena campagna elettorale. E di conseguenza nelle 46 città che vanno al voto adesso ci stiamo chiaramente come conferenza occupando di programmare quello che può essere un percorso per una città amica delle donne e in questo percorso come conferenza non potevamo prescindere da diversi punti. Noi abbiamo fatto una serie di proposte, li abbiamo chiamati 10 impegni per una città amica delle donne. E non a caso tra questi punti che noi abbiamo inserito, all'uno punto c'è proprio quello di cui stiamo parlando stasera, una campagna di prevenzione per la salute femminile e il rafforzamento della rete dei consultori, perché consideriamo che i servizi siano assolutamente fondamentali per una donna chiaramente che può vivere, che deve vivere in una città che in qualche modo insomma l'aiuti e la supporti in quelle che sono le sue problematiche quotidiane. E, rafforzamento dei consultori perché pensiamo che il servizio ospedaliero sicuramente si presenta come meno friendly, potremmo dire, no? Meno amichevole e proprio per questo suo aspetto forse anche insomma, scoraggia la donna a far uso di quei servizi. Ecco perché quando ci sono delle best practice come conferenza noi cerchiamo di adottarle, di farle proprie per tutta la regione, non solo nei territori dove questi si applicano. Quindi laddove ci sono delle buone pratiche che partono proprio da qui, da lì, come conferenza siamo assolutamente felici di poterle proporre, riproporre anche in altre sedi regionali e di farle, perché no, delle proposte regionali come donne del Partito Democratico dell'Emilia Romagna. Quindi, come dire, l'impegno da parte mia stasera, laddove vengono fuori appunto delle proposte che in qualche modo possono aiutare la donna nel vivere meglio determinati percorsi, tra cui anche quelli che abbiamo visto stasera, percorso, se vogliamo, della maternità, della prevenzione, che sono assolutamente aspetti fondamentali per noi, così come anche quello dell'informazione. Sull'informazione mi soffermo un attimo perché ci sono altri punti nel nostro impegno che riguardano, che sono un po' collegati e che riguardano anche le risorse da destinare ai centri antiviolenza e anche la prevenzione della violenza. E sono assolutamente collegati perché l'educazione parte dall'infanzia, l'educazione parte dall'adolescenza. Allora tutti quei servizi che riescono a aiutare, supportare i giovani ad un'educazione di genere, quindi a capire quale può essere la differenza anche sessuale tra un uomo e una donna, sono sicuramente elementi che possono in qualche modo aiutare quelle persone a vivere in uno stadio adulto il rapporto di coppia, il rapporto tra uomo e donna sicuramente in modo migliore e anche meno violento, quindi a prevenire quelle che possono essere situazioni di violenza un domani. La famiglia oggi è cambiato il ruolo della donna dentro la famiglia e quindi come Partito Democratico dobbiamo assolutamente prendere in esame questi cambiamenti e far sì che i servizi che andremo a proporre, le proposte che andremo a fare possano essere chiaramente consone a quelle che sono le mutate esigenze della società. Quindi bene se vengono fuori delle proposte, mi impegno come coordinatrice a portarle a livello regionale, a farle nostre e a farne una battaglia per
come dire, una democrazia paritaria che parta anche dalla, da questo, cioè dalla salute, dal benessere e dalla prevenzione. Grazie a Lucia.